Buongiorno ragazze, questa è la nail art che vi propongo oggi. Nail art molto semplice da fare e questa volta ho utilizzato veramente tantissimi smalti. Già ho utilizzato 5 viola, poi 3 verdi, un bianco, 3 fucsia e ne ho utilizzati veramente tanti questa volta e oddio, sarà un problema rimetterli a posto, ma quello non fa niente. Ragazze, se la nail art vi piace, vi lascio ai prodotti e al tutorial. Un bacio grande. Ciao! Allora, io ho già applicato la mia base trasparente e una mano di smalto rosa leggermente lattiginoso, tanto per dare un colore un pochino più morbido alla nail art. Poi su tutte le French ho creato una sfumatura con 5 smalti diversi, e con 5 viola diversi, quindi dal più scuro che è sul pollice al più chiaro che è sul mignolo. E ho cominciato a fare la nail art sulle altre dita. Ora vi farò vedere sull'anulare, prendendo un pennello sottile con le setole molto lunghe, andiamo a intingere nel colore e andiamo a creare così il nostro gambo, il nostro stelo. Ecco fatto. Intanto che lo smalto si asciuga, con un pennello dalla punta piccola e sottile, andiamo a creare con due colori diversi, con due verdi diversi, delle foglioline. Ecco, ora lasciamo asciugare. Ora prendiamo tre smalti, quindi un viola, un fucsia e un rosa molto chiaro, e con il dotter dalla punta piccola andiamo a creare i nostri fiorellini. Ora, con un dotter dalla punta, questa qui molto piccola e molto appuntita, prendiamo dello smalto bianco e andiamo a creare al centro dei nostri fiorellini dei puntini bianchi. Ora lasciamo asciugare. Ragazze, la nail art è completata. Io ho già applicato il mio top coat della Essence. Spero che la nail art vi sia piaciuta. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio grande. Ciao!